Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Bonafede a Salvini dice: spieghi perché da una spiaggia è fuggito dalle sue responsabilità. Ecco, siamo costretti a sentire le solite sciocchezze, questa volta di Bonafede sulla spiaggia. Continueranno all'infinito con questa spiaggia. Salvini era andato in vacanza per una settimana in spiaggia al Papete e da lì, poveraccio, continuava a lavorare col telefono, continuava a seguire il suo lavoro. No? Ditemi se un uomo non può andare in vacanza e gli viene poi detto: tu eri al Papete, al Papete, al Papete. Veramente un quadro politico degradante, direi, veramente degradante. E sentiamo cosa dice questo genio della lampada. Dice: chi oggi si straccia le vesti dovrebbe sentire il dovere morale di spiegare perché da una spiaggia ha deciso di fuggire dalle proprie responsabilità, quando ha avuto l'occasione di portare avanti fatti concreti. Lo dice Alfonso, il Bonafede, al Question Time alla Camera, riferendosi, senza nominarlo, al leader della Lega, Matteo Salvini, ministro di Grazia e Giustizia, che al Question Time al Senato dice queste sciocchezze. Questo vi fa capire chi sono certi personaggi. È meglio chiamarli personaggi perché di politico, dargli il nome politico, no, no, chiamiamoli personaggi, curiosi personaggi, ecco. E poi è fuggito dalle sue responsabilità. Lui ha preso la responsabilità, lui è andato via, ha fatto cadere il governo proprio perché era impossibile governare con questi personaggi che lo insultavano tutti i giorni. Lui dice: il problema non è l'opposizione, sono gli stessi partecipanti alla maggioranza che mi insultano dalla mattina alla sera. E poi soprattutto è il partito del no a priori. Come si fa a governare con un partito del no a priori? E poi aggiunge: ciascuno fa politica come crede e può cogliere ogni occasione per fare il comizietto da diffondere in rete. Ma ci sono temi come la sicurezza nelle carceri che sono molto delicati e richiederebbero responsabilità piuttosto che passerelle utili soltanto ad esasperare gli animi. Se si tratta di contattarci, ci sono, ma le strumentalizzazioni, dice, hanno un limite. Caro Bonafede, caro Bonafede. Prima di tutto, i comizietti fanno vedere il tuo fastidio verso Salvini. Lui farà i comizietti, ma tu i comizietti non li hai mai fatti perché non verrebbe nessuno ad ascoltarti. E poi, sulla giustizia, stai facendo delle cose orribili, ma guardati allo specchio, guarda cosa stai facendo, piuttosto che criticare i comizietti, che poi non sono comizietti, sono comizi che radunano migliaia e migliaia di persone. Tu non saresti capace a radunare i tuoi parenti per farti ascoltare. Comunque, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.